Oggi sono in collegamento con Marcello De Rosa, sindaco del comune di Casa Pesenna dal 26 maggio del 2019. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno a te. Allora, lei praticamente da quasi un anno è sindaco del comune di Casa Pesenna, la fase 1 è terminata. Come si sono comportati i cittadini del comune di Casa Pesenna? Quanti casi ci sono stati? Se ci sono stati e quanti ne sono ora? Ce ne sono ora. Allora, tocca riprendere su una cosa perché sono sindaco da 6 anni, Ah, quindi sono ok. stato riconfermato a maggio di quest'anno, seconda È il suo legislatura. secondo mandato, quindi. Sì, secondo mandato. E niente, la questione Covid-19, diciamo, è stato un fulmine a ciel sereno per l'Italia. Noi a Casa Pesenna, fortunatamente, abbiamo registrato zero contagi. Zero contagi, però, diciamola tutta, siamo stati bravi, abbiamo organizzato bene il centro operativo comunale, siamo stati bravi a dire alle persone, a far capire ai cittadini che non dovevano uscire di casa, abbiamo messo a disposizione la protezione civile, appunto, con il COC, e c'è stata pure la buona sorte che ha voluto così. Quindi ad oggi non si registrano casi di Covid-19 a Casa Pesenna. Ci sono stati dei tamponi prelevati in passato che sono risultati fortunatamente negativi. I cittadini, diciamo che nella prima frase sono stati esemplari, perché Poi diciamolo tutto. in ogni comune c'è sempre magari qualcuno che non dando le rispetto alle regole, Sì, chiaramente. questo diciamo può essere pure normale, perché pure i pensionati, i ragazzi, quella famosa boccata d'aria Ah, sì. che poteva costare cara. Come seconda fase le cose non stanno tanto bene, Ah. onestamente, perché credo che non si è capito bene questa seconda fase. Noi dobbiamo stare ancora attenti, una seconda ricaduta dell'Italia sarebbe un disastro economico per il nostro paese, Il virus ancora. e il virus esiste ancora e speriamo di abbatterlo definitivamente, ma ci vorrà ancora tempo. Quindi dobbiamo insistere a rispettare le norme, perché chi diciamo, fa le norme non perde tempo. Cioè, se ci dicono di mantenere le distanze sociali, se ci dicono di mettere la mascherina e noi vogliamo essere presuntuosi, ma questo mi riferisco a chi lo è, perché a volte giro per le strade del mio paese e parlo dei miei concittadini e vedo una piccola percentuale di ragazzi, giovani o meno giovani, che non indossano la mascherina, e questa è una cosa che non va bene. Certo. Sono presuntuosi sulla pelle degli altri, quindi tocca rispettare le regole e le leggi. Siamo stati uno dei pochi paesi ad avere zero contagi. Adesso dobbiamo portare avanti questo primato positivo, tra Anche parentesi. perché molti paesi della provincia di Caserta hanno avuto casi, quindi è una cosa positiva che Casa Pesenna e pochi altri comuni non ne hanno avuto neanche uno, insomma. E quindi questo va un plauso ai cittadini e a tutti noi. Però questa cosa non ci deve far abbassare la guardia. Quindi Okay. prego i cittadini a rispettare le norme. Altro argomento, stanno per essere consegnati buoni spesa, però chiarezza, questo anche per tanti comuni. Chi può averli, chi può non averli, questi buoni spesa, che tante voci parlano. Allora, noi abbiamo usato come il primo avviso, abbiamo usato un criterio. Il criterio è quello che ha, diciamo, dettato il governo di dare un aiuto alimentare a chi ne aveva bisogno, a chi aveva perso il lavoro, a chi non aveva niente, quindi chi non aveva reddito, chi aveva perso il lavoro, e diciamo, privilegiare questa fascia. Oggi, nel secondo avviso, noi diciamo: daremo il buono spesa a chi percepisce, diciamo, secondo l'ISE, praticamente un reddito inferiore a 7.500 euro, e daremo il buono spesa a chi percepisce il reddito di cittadinanza fino a 400 euro. Questi sono gli elementi, diciamo, per dirla tutta. Non daremo il buono spesa ai pensionati, perché
perché, come ben sapete, la pensione è stata aumentata per maggio e giugno dalla Regione Campania a 1000 euro e quindi cercheremo di aiutare chi non ha un incasso sicuro, certo, e quindi questo è il nostro sistema per i buoni spesa. Logicamente c'è la speculazione, c'è chi ci prova, logicamente non può partecipare al secondo avviso chi già ha usufruito del primo avviso. Quindi diciamo che la situazione bonus spesa è un aiuto una tantum che il governo ha dato. Noi ce la stiamo mettendo tutto per favorire le fasce più deboli. Poi abbiamo acquistato 10.000 euro di alimenti che gestirà il centro operativo comunale e tutte le persone che ne hanno bisogno si possono rivolgere al centro operativo comunale per un aiuto alimentare. Ce la stiamo mettendo veramente tutta e dobbiamo ringraziare al governo e la Regione Campania per tutto quello che sta facendo per i cittadini. Signor Sindaco, c'è qualche novità per quanto riguarda il Palazzo Baronale, la Piazza Cossino Petrillo e il Parco della Legalità. Allora, il Palazzo Baronale è uscito un bando proprio qualche giorno fa, però il Palazzo Baronale di Casapesenna ha questo handicap che è privato. Ah, Non è non pubblico, appartiene al comune. no, non appartiene al comune e questa è una cosa che dobbiamo risolvere subito. L'abbiamo pure messa nel nostro programma elettorale del secondo mandato. C'è un bando in corso, stiamo vedendo, stiamo studiando, diciamo, i requisiti per partecipare. Sarebbe veramente meraviglioso recuperare quel palazzo baronale dopo tanti anni. Ci hanno provato quasi tutti. Piazza Petrillo, abbiamo già appaltato la rotonda che verrà realizzata in questi giorni. Noi abbiamo una bella piazza, onestamente. È stata rifatta circa 15 anni fa e adesso completeremo l'opera con la rotonda che faremo tra pochi giorni. Mentre il Parco della Regalità sta in fase di appalto, il completamento del palco, veramente un'opera ferma dal 2003, finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, un lavoro di circa 600.000 euro che a breve, diciamo, affideremo le opere. Sarà una bella opera. È previsto, diciamo, il completamento con la pista di atletica, e spazi a verdi, il rifacimento della passerella della ferrovia, finalmente, perché i cittadini di Casapesenna, visto che non è agibile oggi, per andare alla stazione Albarono devono fare il giro da Casapesenna a San Ciprinano dal Ponte, invece noi ristruttureremo totalmente la passerella e finalmente, diciamo, tutti i pendolari eviteranno questo giro. Allora, Quindi stavo dicendo. un grande progetto che realizzeremo da qui a pochi mesi. Il centro sociale Cangiano invece è diventato una casa donazione sana, giusto? Non solo. Onestamente, c'è stata questa richiesta fatta qualche mese fa dall'Avis, che tramite l'associazione Gocce di Vita che fanno col comune di Casapesenna da anni, organizzano visite specialistiche gratuite per i cittadini di Casapesenna e c'è stata fatta questa proposta. In un momento così di difficoltà del Covid, difficoltà sanitaria, abbiamo deciso con la giunta comunale, i consiglieri comunali, di affidare il piano terra del centro Cangiano all'Avis, non solo per la donazione del sangue, quindi i cittadini si potranno, diciamo, periodicamente controllarsi, ma anche per le visite specialistiche, perché oggi, diciamo, diventerà un punto di riferimento ed io e la mia amministrazione, la mia giunta, siamo molto soddisfatti di aver fatto questa convenzione, questo atto importante per la collettività. E credo che oggi la salute viene prima di tutto. L'abbiamo visto, abbiamo chiuso l'Italia per la salute dei cittadini, per tutelare la salute dei cittadini. Dunque, signor Sindaco, un parere sulle scarcerazioni dei boss, un suo parere. Sì, stamattina leggevo un qualcosa che forse abbiamo quasi risolto il problema Zagaria, perché hanno, diciamo, trovato il sistema per farlo rimanere in carcere. Logicamente non è solo il problema Zagaria, è il problema scarcerazioni in toto che io non sono assolutamente d'accordo.
sono uno di quelli che ha fatto sentire la sua voce alla 7, ha fatto sentire la sua voce a Radio Capital e oggi faccio sentire la mia voce anche con te. Quindi penso che non doveva succedere, è un errore e non si dà una bella immagine al territorio. Chi ha seminato terrore, chi ha seppellito rifiuti tossici e ha rovinato, diciamo, il futuro di tante generazioni deve marcire in carcere, non può fare diversamente. E questo è stato, diciamo, una leggerezza degli organi competenti che non deve più accadere. Quindi chi ha sbagliato deve pagare in carcere. Poi esiste il diritto alla salute, esiste il diritto alla vita, va bene, noi non siamo come loro, però devono scontare la loro pena in carcere. Certo. Questo pure è il mio parere. Pure io sono assolutamente d'accordo, penso che chiunque condividerebbe questo. Allora, infine parliamo, non perché siano meno importanti, dei progetti futuri e dei finanziamenti ottenuti del comune di Casapesenna. Diciamo che siamo stati molto bravi a percepire finanziamenti dalla Regione Campania e della Comunità Europea. Noi abbiamo realizzato più di 14 milioni di euro di opere in questi 6 anni di amministrazione. Abbiamo fatto il sistema fognario nel paese, circa 3 milioni di euro, altri 3 milioni di euro per la realizzazione dell'area PIP, 1.450 per il casificio sociale in un bene confiscato alla Camorra, che i lavori partiranno inizio giugno. Stiamo appaltando la variante Casapesenna San Marcellino, Casapesenna San Cipriano, un altro sogno che diventa realtà, sistema fognario, pubblica illuminazione, pista ciclabile, un lavoro da 3 milioni di euro. Il 15 maggio ci sarà la prima seduta di gara. Abbiamo realizzato l'isola ecologica in un bene confiscato alla Camorra, un altro milione di euro. Ci siamo dati da fare, i risultati si vedono, stanno sotto gli occhi di tutti. Abbiamo operato per il rilancio sociale, culturale ed economico di questo paese, approvando anche il PUC, lo renderemo definitivo tra qualche settimana. Abbiamo avuto un problema burocratico, ma stiamo agli sgoccioli. Quindi abbiamo dato veramente tanto a questo paese. Adesso dobbiamo dobbiamo essere perfetti, quindi lo dobbiamo ancora perfezionare e dobbiamo guardare il particolare, ce lo possiamo permettere in questo momento. Quindi oltre alle grandi opere, anche alle piccole opere, come la manutenzione del verde, la sistemazione di alcune opere minori, faremo una piazzetta tra pochi mesi a Via Puccini, abbiamo già ottenuto il finanziamento, abbiamo sbloccato i finanziamenti. Stiamo lavorando e sono contentissimo del lavoro che stiamo facendo in questo periodo. Allora, io ringrazio il sindaco per il suo tempo e le auguro una buona giornata. Grazie a te, buona giornata.